l'olivo, simbolo di abbondanza, di cristianità, ma soprattutto di pace. Una produzione di quasi il 40% in più rispetto all'anno scorso. È una qualità tra le migliori degli ultimi anni. E quanto ci dice il frantoiano Benito Palusci di Bisenti, con alle spalle una esperienza quarantennale, oltre che da generazioni. Infatti il frantoio Palusci è nato nei primi anni del Novecento. La quantità purtroppo penalizza i prezzi che scendono, continua Benito, sia per l'olio che per le olive. Quest'anno addirittura un quintano di olive è stato pagato anche 30 euro, come dire, qualcosa non funziona, anche perché la molitura è eccessivamente alta rispetto al prezzo al quintale. Ma è certo che la fretta condiziona ormai tutto, bisogna correre per fare più produzione. Lo scorso anno i prezzi per un litro di olio erano più alti e oscillavano dai 7 agli 8 euro per litro, mentre quest'anno siamo fermi intorno ai 6 euro e qualcuno anche meno. Tutto questo è dovuto sia all'alta produzione che alla resa molto alta, come osserva e asserisce lo stesso frantoiano, soddisfatto di macinare circa 100 quintali al giorno. I tre dipendenti si sono alternati lavorando 24 ore non stop, senza tener conto dei numeri del signor Palusci. Come dire, le sue cifre bisogna prenderle sempre con il beneficio d'inventario, sempre con le pinze. C'è un altro punto da tenere presente: da quest'anno quasi tutti gli agricoltori si sono attrezzati di spazzolatrici o qualsivoglia abbacchiatore, e quindi la produzione è aumentata, come dire, negli anni scorsi con la brucatura, ossia la raccolta con le mani, o con il rastello era molto più faticoso e le olive rimanevano sull'albero, anche perché la raccolta cominciava ai primi di novembre, quando le olive erano ben mature, ossia tutte annerite. Oggi invece si è in anticipo di quasi 15 giorni. E si concorda la frangitura con il frantoiano, come dire, cotto e mangiato, senza la famosa calla che negli anni scorsi durava anche 10 giorni. E quindi le qualità organolettiche dell'oro giallo andavano a farsi friggere, come dire, si teneva più alla quantità che alla qualità. Ma oggi noi siamo arrivati fin quassù non per una molitura normale, ma speciale. Infatti, insieme ai 2 quintali di olive biologiche, sono state macinate 30 kg di limoni della costa chietina e 15 kg di noci, ottimo alimento contro il colesterolo, per una durata di 20 minuti sotto quelle tre grosse molasse che non risparmia né noci né limoni. Ecco uscire la pasta color rosso scuro, ben amalgamato e pronto a spalmarsi su fiscoli che l'operatore Daniele impila su di un carrello pronto per essere messo sotto la pressa, che comincia a salire con una certa calma fino ad arrivare a 400 atmosfere, come si legge sul manometro. Anche se in partenza ha fatto un po' di bizze per partire, ma poi con le verifiche del bravo Vincenzo tutto è stato risolto. Il nostro funzionario Noè segue il percorso dalla spremitura con grande attenzione e fervore.
Peccato che i telespettatori non possono annusare la fragranza e il profumo intenso, profondo della pasta che le macine lavorano instancabilmente prima che fosse immessa sotto la pressa, con il gocciolare sempre più intenso, rapido del liquido acquoso e poi quel fluire lentamente che è convogliato verso il separatore e uscire già bello pulito, giallo oro, continuo e prezioso nel recipiente per la raccolta. È addolorata la signora Gilda per non poter aiutare a causa di una caduta che l'ha costretta a star ferma, ma lei non si rassegna. Una delizia le dita anche di quel nettere profumato che è l'olio palusci leggermente acre nel sapore, che si fa mangiare con gusto e avidità, accompagnato con salsicce di cotechino, fegato e carne, che spariscono in un battibaleno. Lei cerca di nascondersi in tutti i modi per non essere ripresa, ma, come dire, è sempre un documento nella campagna olearia 2010, quindi lei è costretta a riposarsi. Non sappiamo se le salsicce sono state preparate, cucinate dalla Antonella o dalla Nadia. Noi veramente ringraziamo ambedue, erano veramente speciali. Sarà stata la fame oppure la location. Fatto sta che le salsicce sono sparite. Poi, per i palati secchi, per inumidire il tutto, c'è il novello delle cantine di Noè, fresco, frizzante ed abboccato. Questa sintesi, forse anche non troppo precisa, l'abbiamo recepita presso il frantoio Palusci di Bisenti, contrada Chioviano Alto. Ovviamente ringraziamo il signor Benito per la sua grande disponibilità e l'accuratezza delle sue informazioni. E gli auguriamo un successo di produzione e vendita del suo olio dalle caratteristiche organolettiche di prima qualità. Un altro grande ringraziamento va alla signora Gilda come prima cosa per una riposante convalescenza ed una pronta guarigione, per la sua affabile gentilezza, discrezione che poche donne oggi hanno. Al grande Vincenzo, anche lui sempre accogliente, disponibile ed ospitale, che raccoglierà certamente questa dote. E, come dire, tutti abbiamo accettato di buon grado il sacro rito, l'assaggio dell'olio nuovo con le classiche, con la classica fetta di pane, con l'aggiunta, come abbiamo già detto, di salsicce, per poter dire sinceramente che il frantoio Palusci lavora con passione, naturalmente. Vediamo. We are the.
due soldi per sostraire. Una voce. Ma se la portiamo a tirare, la mettiamo a tirare. Se la volete. Questo è, come si chiama? Qua, come si chiama? Come ti chiami tu? Daniele. Daniele? La nuora di cosa mi chiama? Ancora. La signora. Come si chiama? Come si chiama? Cos'è che mi chiama? Nadia. 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 Dai, Nadia. Ah, Nadia. La Rosmarina questa. Quest'anno com'hai ed è venuto? Eh? L'annata com'è andata? L'annata è buona, com'è? Buono che significa? Se dovete parecchio rispetto dire... all'anno scorso? Migliore. Migliore. Quanti quintali in più hai fatto? La metà di più dell'anno scorso. La metà di più? L'anno scorso cosa ne hai fatto? Sarà 1.500, quest'anno 2.000-3.000. 3.000? Vabbè. Quanto costa la muovitura? 12 euro più IVA. 12 euro più IVA? Io sono fatto pagare 15, ma 12. La resa? La resa da 11 fino a 18. Da 11 fino a 18. Fino a 19.